L'UGL Polizia Penitenziaria in piazza oggi a Palermo per chiedere alle istituzioni di farsi carico delle gravi carenze che affliggono il comparto, a partire dalla forte carenza di organico, in particolare in Sicilia, dove la situazione è molto più critica che in altre regioni d'Italia. A dichiararlo è Giuseppe Moretti, segretario nazionale UGL Polizia Penitenziaria, in collegamento da Palermo. C'è bisogno, soprattutto in questa regione, di un piano di arruolamenti straordinario. Si tratta, ci spiega, di un atto dovuto per far fronte alle difficoltà delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, che ogni giorno con impegno opera in un territorio dove la criminalità organizzata ha profonde radici e spesso la gestione dei detenuti, anche di quelli ristretti per reati di tipo comune, diventa ancora più difficile. Oggi siamo a Palermo per essere a fianco dei colleghi che da tempo aspettano risposte che non arrivano. L'amministrazione penitenziaria è silente rispetto a un grido d'allarme che stiamo lanciando da tempo. Qui non arriva personale nuovo da tanto tempo, il personale ha un'età, comincia ad avere un'età avanzata, l'età media supera i 45 anni ed è un problema sempre più evidente quello dell'assenza delle unità necessarie per mandare avanti le strutture penitenziarie. Di più che adesso dovrebbero aprire un nuovo padiglione di 400 posti a Palermo Pagliarelli, nella struttura di Pagliarelli, senza implementare di una sola unità il personale. Sono demotivati, stanchi, costretti a fare sistematicamente lo straordinario, un personale che lamenta mancanza di punti di riferimento, ma anche l'incertezza del futuro organizzativo e anche strutturale di una regione dove la criminalità organizzata la fa da padrona e dove la polizia penitenziaria rappresenta un vero e proprio baluardo della sicurezza della società. Il problema che abbiamo evidenziato parlando con il vice prefetto che ci ha ricevuto al termine della manifestazione che si è snodata per le vie di Palermo passando per anche davanti a teatri importanti di Palermo ha generato una grande attenzione perché il viceprefetto si è impegnato a scrivere al governo in particolare, essendo rappresentante del governo, per segnalare questa situazione di disagio. Abbiamo chiesto di aumentare gli arrivi di personale che da diversi anni non arrivano più qui in Sicilia e soprattutto abbiamo detto che così non possiamo andare avanti. Siamo usciti credo con un punto di fermezza perché questo è solo l'inizio di una serie di manifestazioni. Ho suggerito personalmente una richiesta di incontro con il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e speriamo di poter dare delle risposte a dei colleghi che da tempo sono silenziosi e silenziosamente portano avanti il loro lavoro quando invece avrebbero bisogno di quel sostegno che fino ad ora è mancato.